Sono qua da solo, come avevo già detto in una precedente banned, gli altri scopano e io no. Allora, ragazzi, con questa barba da afgano. Ciao ragazzi, ciao. Sono Nico, siamo in live dopo innumerevole tempo. È uscita la banned, una banned bella carica, l'avrete sicuramente già vista, un'opinione da un povero giocatore di Yugi, spero vi faccia piacere. Allora, partiamo subito ad esplorarla in modo tecnico. Abbiamo le bannate. Bannate, come prima, vediamo subito Protoss. Io non ne so un cazzo, però comunque era una carta fastidiosissima. Ce l'aspettavamo tutti, cioè era proprio una di quelle carte che dicevi, vabbè, lo toccano sicuro, veniva giocato da Soul e impediva agli altri mazzi di giocare. Inoltre era un 3000 inspaccabile, difficile anche da fermare, siccome già prima mettevano la negates di Baronessa e opprimeva i restanti altri mazzi del meta. Searciabile, tra l'altro, se non l'ho già detto, carta abbastanza fastidiosa, la leviamo dalle balle. Swarsoul indebolito, sì, può ancora giocare, ovviamente. Quindi, se lo volete comprare, io ho una base, prendete da me. Altra carta bannata che non mi aspettavo, sinceramente, Eva per Drytron. Era già stata toccata nella precedente banned, se non erro, a 1 e ho detto, vabbè, minchia, cioè voglio dire, ok, ci sta. A quanto pare si sono resi conto che era una toccata idiota. Niente, ormai Drytron non dovrà più passare con Beatrice. Oddio, lo potrà ancora fare perché poi vedremo perché. Però non lo farà per mandare Eva o comunque mandarselo nel suo stesso turno per prendere risorse. Perché comunque Eva era una carta spaventosa. Ti dava la partenza Drytron di minchia. E poi, vabbè, raga, vi serciava pure Araldo. Faceva tutto lei, era una carta troppo accessibile per Drytron. Vaffanculo, giocatore di Drytron. Vabbè, ragazzi, l'ho giocato in un altro modo. Ne ho passate di banned io ai miei tempi. Non spaccavo le noci con il pene. Poi, altra carta bannata. Beh, Simorgh. Quindi un altro Link che va in banned. Link 3. Sfruttava tantissimo Lirilusk, anche Tribrigade. In end, sto coso, che era intargettabile già di suo, portava un mostro vento a seconda delle zone che erano libere. Vaffanculo, l'effetto lo sapevate. E potevi, diciamo che questa carta qua rendeva il mazzo veramente molto strong, perché dava recover in end, ti dava la partenza per il turno dopo con il Lirilusk, ti portava una negazione o addirittura ti portava un Floodgate gigantesco, una carta che non ti faceva giocare, che era statua. È molto fastidiosa perché molti dovevano entrare in battle per toglierla. Ci sta una toccata, secondo me, giustissima. Il mazzo ora dovrà necessariamente passare per negates un pochino più fair, se possiamo dire. È andata così, ragazzi. I giocatori di Arpia forse sono un po' tristi, ne farete una ragione. Cazzo, vi devo dire. Altre bannate, Imperial Order. Non ci soffermiamo troppo. Dovevano già toccarlo a settembre, sta carta di merda. È sopravvissuta per quella banned scorsa. E stavolta invece ce la succhiamo. Bannata. Carta troppo opprimente. Sky è felice. Tutti sono felici. E dov'è il problema? Ci sta, è tornata bannata. Blocca un'intera situazione di gioco. Non mi piaceva. Le bannate sono queste. Giuste, se posso dire. Cosa che ci dà fastidio. Non è stata toccata Anaconda. Non è stata toccata Falce. Che molti se lo aspettavano. Ragazzi, esaminiamo la banned, poi vi spiegherò il perché. Perché la banned l'ho fatta io. Poi, minchia, raga, prima limitata 1 Astro. Sono contentissimo, anche se sinceramente non me ne frega un cazzo. Ho detto delle cose contrarie. Astro è una carta spettacolarmente forte. Adesso che uscirà il Link 2 nuovo, potrai anche essere starciato senza problemi. Tra l'altro il Link 2 spacca 2, quindi lui può entrare a caso. Da consistenza pendolo, cioè assolutamente aumenta ancora di più la consistenza e le combo che il mazzo può fare, non mi chiedete quali, è veramente strong, cioè è una carta con il cazzo Astro. Un più uno bello strong, perché poi lui è un livello 7, ci fai Abso. È molto carino. Destrudo che è tornato. Tutti mi continuano a dire che adesso si può giocare dentro BA, cioè Dragon Link può fare le combo. Non lo so perché sono stupido. La ridescrivo brevemente per i neofiti del gioco. È una carta che praticamente una volta in mano al cimitero puoi pagare metà dei tuoi life points. Lui entra targettando un mostro di livello 6 o inferiore e lui decresce il livello a seconda di ciò che hai targettato. Targetti un 6, diventa un 1. Cosa serve per fare sincro? Perché lui è un tuner. Rapido accesso anche a Needlefiber, quindi sicuramente un tuner veramente veramente forte. Non pensavo tornasse, è tornato, sicuramente sarà una prova. Viva la Costituzione. Poi un'altra carta incredibile che è tornata è Snow. Vabbè, Snow, raga, è l'idolo di tutti, nel senso abbiamo membri del team che ce l'ha tatuata sul collo, sulle magliette.
addirittura sul pene, non facciamo nomi perché potremmo andare in galera. Comunque è stata bannata neanche troppo tempo fa, la fine 2019, abusata anche in Thunder, comunque dava un pay plus ingiustificati a un mazzo del genere. Questa carta qua cosa fa, perché è così forte? Perché quando nel cimitero banni fino a 7 carte da mano, terreno o cimitero, lei entra speciale. Una volta che entra ha un effetto if che targato un mostro sul terreno lo copre. Perché è forte? Perché è scenabile più e più volte per turno, come diceva il buon Lorenzo, che stasera è in dolce compagnia. O in compagnia del dolce, questa vabbè, può schivare Colled ad esempio. Se attiviamo l'effetto di Snow e questo qua ci fa Colled, noi possiamo riattivare l'effetto di Snow per riportarla fuori. È molto forte, è una carta incredibile, possono giocare molti mazzi. Curioso ad esempio, secondo me verrà abusato per quello. Rimane Beatrice, lo scopriremo, rimanete sintonizzati, scrivetelo nei commenti. Poi abbiamo Luna Light Tiger, carta che si giocava in appunto Luna Light e quindi praticamente cosa faceva? Sta puttana è un pendolo che once per turn non hard, reborn un Luna Light. Perché non hard? Perché quel mazzo gay praticamente c'è un sacco di combo di merda che continua a rimbalzarsi sta merda di Tiger, e tu puoi fare Tiger per 4 volte per turno. Poi vabbè, non lo so, una carta fortissima, cioè nel senso rende di nuovo Luna Light una carta che può fare qualcosa. È un mazzo che spamma rank 4, un rank 4 tool deck veramente forte, quindi possibilità di fare Redware, Dweller, Bagusk, magari non insieme perché poi fa veramente tanto tanto. Vedremo cosa fa, interessante assolutamente. Poi pendolo. Poi scorrendo la banned, Lirirus Recital Starling. Allora ragazzi, è l'unico che non ho visto in foto e penso che, spero che sia il rango 1 che stacchi 1 per andare 1. Un'altra limitazione secondo me più che giusta, Lirirus Brigade, che insieme a Sword Soul erano i mazzi che facevano un po' i meta contender in questo periodo qua. La cosa giusta, perché questo coso da solo poteva searcharti fino a 2 carte e dava un rapido accesso anche a F0 per poi fare l'F0 nuovo. Cioè prima era veramente troppo forte, turno 1 ne calavi 2, searchavi 3 e poi praticamente facevi F0. Troppo sbagliato, veramente troppo troppo sbagliato. Giusto così. Poi chi gioca l'Iri Oscuro, mi dispiace per loro, quei 2-3 che ci seguono non sono tanti. Poi magie, Monster Gate. Monster Gate a 1, qua veramente servirebbe altra gente, perché io nella mia completa ignoranza non lo so perché Monster Gate è andato a 1, cioè veramente non ne ho idea. Sto pensando perché è tornata Snow, perché è tornato Destrudo, perché forse Infernoid era un problema, non lo so. Fatto sta che vabbè, è una carta che tu attivi, tributi 1, milli il mazzo. C'è un FTK con Marron, che è un FTK con i treni. Se qualcuno gioca quell'FTK, mi dispiace, cercate aiuto, c'è il telefono verde, non lo so. Non ne ho idea, veramente qualcuno sicuramente mi potrà più aiutare qua, la mia ignoranza. Pot of Desire a 1, l'altra limitata, diventata una staple. È una carta spaventosa, Pot of Greed. Perché metterla a 1? Sinceramente, allora, prima di tutto, non penso che nessuno abbia dato un problema, perché molta gente diceva ne gioco 2, ne gioco addirittura, c'è gente che ne giocava già una perché diceva non voglio fare Desire into Desire. Adesso è 1, quindi secondo me in molti mazzi una staple del genere va giocata. Ovviamente i mazzi che se la possono permettere, che hanno magari tutto a 3, comunque non è una carta che sicuramente giocherò più che volentieri. È una carta fortissima. Poi il bannare 10, sto pensando anche a Virtual World, che comunque è il mazzo che forse giocherò. Ci se ne fotte anche di bannare 10, siccome a Gnan Gnan che gli reshuffle i pezzi gratis. Cioè, veramente una carta allucinante, troppo forte. Sicuramente andrà giocata in tutti i mazzi, quindi ci sta. Poi, carte a 2 che sono una marea. Allora, è una banned... Cioè, ci sono un sacco di limitate. Partiamo subito così la finiamo fuori. Hero Leaves a 2. Hero, gran bella botta di plus a Hero. Allora, io non so neanche se questa carta qua la giocavano più a 1, perché appunto era una carta random. Adesso a 2 magari c'è gente che lo giocherà. Ha un costo cazzuto, pagare metà dei life points. Tipo, se non controlli carte scoperte, porti un Hero. Io sapevo che mono di Hero Leaves ti porta Strato Special, che ti poi ti adda il pezzo, che poi fai ti adda Vion, fai normal Vion. Cioè praticamente un mezzo casino. L'abuseranno in Hero? Sicuramente sì, cioè io continuo a dargli roba, e già secondo me era un mazzo fortissimo prima. Ottimo Rogue, vedremo come se la caverà. Poi Fusion Destiny a 2, toccata giusta, molti se l'aspettavano già a 1, probabilmente a 2 anche per un discorso commerciale devono uscire le Ultimate di Fusion Destiny, quindi forse anche per quello. Meno possibilità ai mazzi di vederla di primo, perché molti mazzi vincevano banalmente se gli fermavano un pezzo e poi andavano into Fusione del Destino. Comunque c'è sempre Anaconda, comunque è sempre addabile in molti modi, pick up la ovviamente la continuerà a giocare. Ecco, forse anche di traverso per toccare Hero, perché comunque era bello consistente, penso di sì. Beh, diciamo che è una partenza in meno che hanno, ovviamente sempre valida, non c'è niente da dire, la vedi meno. Nadir, altro discorso, limato un pochino i mazzi che ne abusavano.
Pavone comunque è un engine splashabile in molti mazzi. Lo stesso discorso di Fusion Destiny, non la vedi più di primo così spesso come prima, ma è comunque a due, quindi se la vedi sei carino, sei una persona molto molto diligente. Io dico che va bene, nel senso, ci sono ancora mazzi che ricordiamo Imperial Order è bannato, quindi non ci sono più possibilità che diventi un meno uno come carta, anche se si becca magari il ben di Dio di Entrap, però diciamo che va benissimo così. Va benissimo no, perché ancora una volta Invoked schiva la ban, The Shadow Invoked Dogma non ha perso pezzi per strada, Nadir ha sacrificato. Sti cazzi. Non mi stupirei se toccassero Celestial in futuro anziché Anaconda. Vabbè, un salutone, intanto non so chi tu sia. Allora, a questo punto vedo che la direzione sta andando più a toccare Destiny Fusion, quindi io non è che mi sorprendo se la prossima ban addirittura va a uno, o addirittura abbiamo la combo bannata Anaconda e uno Destiny Fusion, o magari rimane tutto così. Toccare Celestial mi escludi un po' dei pacchetti dai mazzi, non avresti più potuto fuori dal cimitero. Però non penso che toccare Celestial faccia dire alla gente ok, butto via l'engine di PE, perché comunque l'engine di PE è molto carino. Tutto è possibile, guarda che banner, che cazzo che è uscita, quindi porca madonna. Per finire, Salamangate Circola 2, mazzo immortale pure Salamagna, Ivo è felice come una Pasqua, che adesso c'è ancora più voglia di giocare. Due circoli, consistenza sala, una consistenza che io speravo che non ritornasse ad avere. Non c'è niente da dire, una volta per turno immunizzi un Link oppure di un Salamagna, spero non torni a tra la prossima banner, perché è un bel rogue, un bel mazzo, se torna son cazzi. Già con un circolo non era mica debole, quindi. Scapegoat 2, mi sembra di essere tornato nei The Best. Quando Bella G, questo mio sommo maestro di vita, una volta disse: non gioca più un cazzo di nessuno, a parte Mecha Phantom Beast, che tra l'altro ne gioca uno. Scapegoat 2, adesso che ci sono i Link, è una bella carta. Lo può giocare praticamente qualsiasi mazzo, bel rogue. Mi viene in mente, non so perché, Trickstar, vabbè certo, perché ai tempi la giocavano. Ragazzi, alla fine ci sono dei Link spaventosamente forti adesso. Fare Scapegoat e poi girarlo in hand, e poi dopo, il turno dopo, fare Access Call da caso, come prima cosa, pian piano. O fare anche una Saruglia, perché adesso è possibile farla, cazzo. È comunque una carta a tenere d'occhio, è Scapegoat, cioè nel senso, con i Link è fortissima. Ne ho due secret, se volete, compratele. Sbannate Joker a 3, lo dico da 6 anni, raga, dovevo tornare a 3, non se lo cagava un cazzo di nessuno di Striscio. Io quando testavo Pendolo già lo giocavo a 3, quindi carta fortissima, ennesima consistenza. Stesso discorso per Astro, che è tornato a 1. Pendolo adesso ogni ban diventa sempre più consistente, mi piace molmolto dove sta andando a parare, anche perché esce il Link 2. Darkness Metal Dragon, qua bisognerebbe far parlare Roby. Era limitato adesso a 3 perché si gioca a 1, cioè nel senso, anche con l'errata c'è gente che ancora lo gioca uno e non si gioca a tre, dato che è hard once per turn ormai e non serve più un cazzo, cioè giocarlo a tre è un brick. Teleport a 3, io mi mangio le mani per non aver preso il terzo Teleport Ultimate, perché non pensavo tornasse a 3, invece è tornato a 3. Vabbè, Teleport a 3, cosa ve lo spiego a fare? La carta della Madonna, non mi stupisco se alla fine dell'anno la rimettono a 1, perché secondo me è troppo sbagliata, o addirittura a 0. È un extender gratis, pick up, virtual world, troppe cose, cioè lo puoi giocare in BA, cazzo. Vabbè, lasciamo perdere. Raijekia 3, che sembra un meme, ma era quella carta che quando eravamo in ban e la guardavamo in macchina mentre aspettavamo il camoglio all'autogrill, ci dicevamo: ma perché cazzo Raijekia è a 1? Che carta di merda è? E mo adesso le cose cambiano, perché Raijekia 3 comunque dà una bella ipoteca da seconda a molti mazzi, siccome tra l'altro non c'è neanche più Protoss. E mi viene in mente il terreno midrange che può fare un qualsiasi mazzo, o anche Virtual o cazzette del genere, viene obliterato da Raijekia. Cioè mi viene in mente PK. Certo, adesso gioca con Brave Token per negarlo, però minchia, immaginate dover negare Raijeki nel 2022. Una bella merda, cioè, per l'amor di Dio, giocatelo di side, a meno che state giocando Green Magic. Ma se giocate Green Magic, mandatemi l'indirizzo, che sicuro non ci passerò mai davanti a casa vostra. È una bellissima carta, è un Dark Hole senza controindicazioni. Se la peschi mid della partita non è un problema, raga, prendeteli. Ivo ha un playset di tutti i Raijeki usciti, contattatelo, lasciamo il numero in sovraimpressione. E ultima carta, che porca troia è tornata, non me la sarei mai aspettato, Skill Drain, il Floodgate per eccellenza, una carta della Madonna. Eldritch, grazie a questa carta qua, riguadagna ancora una posizione di primato nel meta. È spaventosamente forte, non la vedo a 3 dai tempi di Clifford, sono passati 8 anni da quando era a 3. Dato che questa qua era l'ultima, non volevo spoilerarla, però tanto lo sapevate già. Ecco, mi viene in mente a vedere tutti i mazzi che abbiamo visto, tipo Joker a 3, c'è Skill Drain. Hero, comunque Hero muore da Skill Drain, ragazzi. Fammi tutte le tue fusioni più di merda che vuoi, ma Hero viene scoppiato da Skill Drain. Skill Drain è proprio una carta
fortissima, che tra l'altro può supportare molto bene Virtualor, quindi un'ennesima banned a favore di Virtualor. Signori, la banned era questa qua, è una signora banned. Mi raccomando, commentate, perché sicuramente li leggiamo quando siamo in bagno. Ditemi veramente che cazzo ne pensate. Monterò Virtualworld OBA? Non lo so, ragazzi. Se mi venite al local di Treviglio, alla COI di Treviglio, mi vedete giocare, vi lasciamo le mutande. Di tutti accetto me. Raga, alla prossima. Ciao belli.